a volte si insinua nella nostra mente, nel nostro cuore, anche se comunque il Signore ci sta parlando che tutto ok, che tutto va bene. Molto spesso la nostra unità di misura, il nostro metro con la quale misuriamo, diciamo, il nostro rapporto con Dio, la nostra fede, la nostra cristianità, sono gli altri. E qui ci sbagliamo. E qui ci sbagliamo di grosso. La nostra unità di misura deve essere Cristo Gesù, la sua benedetta parola. Il Signore ci invita a dipendere da Lui sempre. Senza di me non potete fare nulla. Voi siete tralci e dovete rimanere attaccati alla vita. La sua parola e l'intento di ogni messaggio è quello di produrre salvezza nei cuori. Fermatevi, dice la parola del Signore, sulle vie, guardate, domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada, e incamminatevi per essa. Voi troverete riposo alle anime vostre. A volte è necessario, se ci rendiamo conto che stiamo intraprendendo attraverso dei sentimenti sbagliati, attraverso un'attitudine sbagliata, attraverso un atteggiamento sbagliato, è necessario fermarci. A volte, quando mi è capitato di sbagliare strada mentre ero in macchina, dicevo, beh, adesso più avanti troverò un altro bivio, forse troverò il modo di ritornare. Percorrendo un pezzo di strada mi rendevo conto che le cose non stavano così, quindi la cosa migliore era fermarsi, tornare indietro, andare a quel bivio e riprendere la buona strada. La buona strada la sappiamo qual è, vero, fratelli e sorelle? Non significa che la buona strada sia quella asfaltata di recente, quella più comoda, quella più in un certo senso gratificante, ma la buona strada è quella che ci porta dritti a destinazione. Ed è Gesù sempre che ci indica la via per mezzo della sua parola, perché Dio è attento. Dovete guardare i sentieri antichi, dove sia la buona strada, e poi incamminatevi per essa, e voi troverete riposo alle anime vostre.